Allora, Caterina Gualco, non ha bisogno di presentazioni, non c'è niente da leggere, ma è tutto da vedere. Qual è il significato di questa mostra? Il significato di questa mostra? Allora, il 2023 è stato l'anno della Genova, è stata capitale del libro in Italia. E nonostante ci sono state fatte un mucchio di cose, comunque abbastanza cose sul libro, non si è pensato di fare una mostra sul libro d'artista. Io sono molto appassionata di libro d'artista, ho fatto tante mostre e insomma mi sono incaponita per fare una mostra. Avrei voluto fare ancora l'anno scorso, però poi ci sono tante idee e l'abbiamo già riuscita a fare. L'idea è proprio di mostrare questo libro d'artista che è diverso dal libro, perché quasi sempre è un oggetto che ha più o meno il formato del libro, però non è da leggere, è anche da leggere, ma è soprattutto da guardare. È una piccola mostra in sé. Quindi l'oggetto che cambia uso, significato, sì. E riacquista quale? Sì, acquista proprio il significato dell'opera d'arte. Poi è chiaro, ci sono delle pagine che sono tutte leggibili, però ecco, diciamo che c'è, mentre il libro è un insieme di pagine, una serie di pagine tenute assieme da una rilegatura che si leggono diciamo in sequenza eccetera, il libro d'arte a volte tenuto assieme da solo alcune pagine o una pagina solo tenuta assieme con uno spago, una cordicella, e molte volte non riesce a leggere niente, però è un oggetto magico. Parola di grande collezionista che sono una persona come lei, quanto è importante riportare, perché bisogna riportare l'arte contemporanea a Genova? Allora, io ho aperto la prima galleria dell'Unimedia nel 1970 e ho tenuto aperto fino al 72, al 2020, poi a un certo punto non avevo più questa stufa della routine. Mentre per 50 anni ho sempre avuto questo entusiasmo, questo piacere, eccetera, a un certo punto è diventata routine. Non ho più avuto voglia di andare in galleria. Allora ho lasciato la galleria in Bagnafiesco, che è ancora l'artista, della figlia di Giannetto Fiesco, grande artista genovese, con cui continuo a collaborare. Però io adesso faccio delle cose meno cose, infatti in situazioni più. Grazie. Grazie a lei.